Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, anzi in questa nuova live. Intanto come va? Fatemi sapere se mi sentite, va tutto bene e vi leggo poi nei commenti, ragazzi. Allora, siamo di nuovo live su qui, diciamo, e andremo ad analizzare quella che è un po' la situazione attuale dei mercati e insomma quello che sta facendo Powell anche in sta dicendo diciamo un po' che ha smosso le acque ragazzi perché proprio in questo momento Bitcoin qualche minima e timida reazione la sta avendo ma ovviamente legato poi alla questione dei mercati hold. Vi faccio vedere anche la piattaforma di Atani, che ormai moltissimi di voi la conoscono, insomma, ragazzi, che è un software che ci permette di poter andare ad operare su tutti i nostri exchange, quelli che in pratica utilizziamo tutti insieme, ragazzi. Quindi una piattaforma che ci permette di fare operatività su tutti gli exchange contemporaneamente. Il link, ragazzi, ve lo lascio poi sulla descrizione di YouTube di Atani. Ma soprattutto vi ho fatto vedere questa piattaforma perché in questo momento voglio fare anche un ordine in diretta insieme a voi e parlo prima all'inizio proprio di questa live e poi andiamo a vedere com'è andata proprio alla fine, perché in realtà il mercato è proprio sul livello di resistenza. Lo stavo guardando poco fa, allora ho detto vabbè. Faccio questo trade che durerà pochi minuti, insomma, quindi mezz'oretta circa. Oggi ho i capelli stile Wolverine, ragazzi. Allora, mezz'oretta circa, l'ho detto, ma lo faccio insieme a tutti in live. Allora, vi faccio vedere questa cosa. Allora, intanto, ragazzi, Atani, basta inserire le API che avete dei vostri exchange, vi permette di controllare tutti gli exchange da un'unica piattaforma. Io qui al momento ho solo Bitfinex, ma recentemente è stato anche aggiunto FTX, però ancora non vi fa fare le operazioni su FTX, ragazzi, però in linea di massima dovrebbe essere attivato a brevissimo, c'è ovviamente anche Binance, che si può utilizzare. Allora, vi rifaccio vedere il grafico di Bitcoin, e mettiamo insieme questo ordine, perché ragazzi, perché proprio sul time frame, 15 minuti sto facendo questa classica curva di breakout, quindi un time frame a 15 minuti, ragazzi. Quindi già qualcuno di voi lo sta capendo. Quindi ho un trade velocissimo di qualche ora. Allora facciamolo insieme e vediamo dove arriviamo. Allora compro a mercato perché non c'è tempo di attendere un'eventuale conferma e tutto il resto. Allora ho detto ok. Ipotizzo che questa candela che sta facendo in questo momento, che chiude fra 4 minuti, mi fa il breakout dei 29.005, vado long. In realtà ancora non l'ha fatto il breakout, quindi dovremmo teoricamente attendere, però io mi secco, ragazzi, e mi metto un bell'ordine di 5K, compro a mercato direttamente in questo momento, vediamo se mi fa l'ordine, bam, è eseguito già l'ordine, quindi simpaticissima questa cosa. Di vedere gli ordini aperti, insomma, di Atani. Ovviamente io qui avrò i Bitcoin che sono andato a diciamo eseguire, che sono qui. Quindi poi quando dovrò andare a fare la chiusura dovrò andare a chiudere la quantità di Bitcoin eseguiti, ragazzi, e sono ovviamente 5.000 per il prezzo di acquisto. Molto carina questa cosa perché ci fa fare le operazioni veramente in diretta, quindi poi alla fine della live andiamo a vedere che cavolo ha combinato questa operazione, andiamo a chiuderla, va bene ragazzi? Allora, allora questa è un'opzione su player rimpicciolito su Twitch, che non so se esiste, sinceramente, come sai, ho iniziato le live su Twitch da pochissimo, quindi non ho ancora attivato bene, ho compreso bene, ho studiato bene tutte quelle che sono le ipotesi. Se si può fare, diciamo, vediamo insomma se esiste o se sai dov'è questa opzione, scrivimela così vediamo. Insomma, va bene. Trader of BTC, Mauro, scusa, ma Bitcoin sul giornaliero ha fatto un triplo minimo.
sul time frame daily, intendi? Allora andiamolo a vedere, time frame daily. Ok, triplo minimo dovrebbe essere 1, 2, insomma, non lo so quale intendi, triplo minimo, comunque no, è semplicemente una barra di congestione che si poggia intorno ai 29.000 come area di supporto, questa zona qui. Non è un minimo, il minimo è questa shadow che vedi che fa un minimo così, quindi non è quello un triplo minimo. Questa è una barra di congestione molto semplice che sta facendo appunto, appunto BTC per fare la struttura, diciamo, di questo ordine. Va bene, allora parla la Fed tra poco comunque del motivo di questi rialzi, quindi ci aspettiamo un po' di volatilità, ragazzi. Ovviamente si può fare trading in questo momento perché con una volatilità, magari insomma ipotizzando alcuni break magari della fase rialzista, e siccome il mercato è molto debole, allora è interessante fare un'operazioncina così per divertirsi, insomma, da alcuni punti di vista. Allora, è ovvio che, tanto vedo, ragazzi, quanto BTC mi ha preso con l'ultimo trade. Ovviamente vado a poi configurarmi già il trade di uscita circa. E, allora, sono in linea di massima. Dovrebbe avere più o meno 0,1695 BTC, quindi non è male. Adesso insomma mi imposto già il finale, insomma vediamo, per avere in diciamo questo 0,1609 BTC, vediamo, ok, vediamo se mi fa fare l'impostazione. Allora, parla la Fed e vediamo che cosa succederà. Quindi ci stiamo dentro, ragazzi, stiamo vedendo un po' il tutto. Allora, intanto fai il trading plan, mi raccomando. Sì, il trading plan è già fatto, cioè non è un problema. Cioè il trading plan di questa operazione molto simpatica è semplicemente questo: chiudo alla fine della live, quindi è un trade plan molto semplice con lo stop loss di natura temporale e un take profit di natura temporale unico, cioè chiusura alla fine del live, e quindi ci facciamo questo trade che ci accompagna. L'altra volta ho preso un bel 28% mentre parlava la Fed, e che hai combinato? 28 meno 28, mio Dio, va bene. Fallo su Anchor, no, direi di no, insomma, ragazzi, no, Sucker no. Vabbè, abbiamo già guadagnato $100 su Bitcoin, però, quindi vabbè, ci sta andando questa operazione, vabbè. Scherzi a parte. Allora, ragazzi, intanto ci sono delle cose che volevo farvi vedere, volevo immediatamente andare a condividervi uno schermo con una, precisamente una immagine, che è questa qui, e volevo un po' farvi riflettere su questa questione. Allora, questa è la questione legata alla curva di Rogers, qualcuno di voi se la ricorda, e volevo insomma porvi l'attenzione su una questione. L'anno scorso abbiamo parlato della questione delle criptovalute, immaginando di essere nella zona degli early majority, nella zona di early majority adoption per quanto riguarda il settore cripto. Ora, ragazzi, io una domanda ve la faccio proprio per partecipare tutti insieme. Secondo voi, questa su questa curva, le criptovalute, Bitcoin e tutti i vari progetti, dove sono? Sono in zona pragmatist, cioè early majority adoption o early adopters? Secondo voi, ragazzi, io vi faccio questa domanda, volevo vedere anche un po'
La tua idea generale, la vostra idea generale, ragazzi. Intanto vi fanno una domanda sull'Ikimoku. Hai mai utilizzato Ikimoku? Ritieni con l'impostazione customized possa avere qualche utilità? Ciao, sono degli indicatori di trend following. Quindi ti danno un'indicazione come le medie mobili. Se ti trovi molto bene a vedere tutti quei disegni, funzionano per la tua personalità. Non esistono indicatori magici, non esistono indicatori migliori di altri indicatori, alcuni vabbè sono totalmente sbagliati, ma l'Ikimoku sono come usare delle medie in sostanza, non c'è una grande differenza, però se ti piace tutto quello stile grafico e ti trovi a tuo agio perché magari riesci a leggere meglio il grafico, funzionano alla grande, sono comunque un indicatore di, insomma, strutturato in maniera estremamente utile, va bene? Allora, secondo moltissimi siamo in early, addirittura abbiamo alcuni che dicono che siamo nel innovators, quindi nella parte proprio iniziale, ragazzi. Poi c'è chi dice che siamo nella questione majority, quindi pragmatist, e poi visionaries. Ok, visionaries, secondo, insomma, beh, ragazzi, siete veramente molto variegati, insomma, ok? Perché vedo che non c'è una visione costante, quindi per la stragrande maggioranza di voi siamo in pratica nel 1, 2, 3, nelle prime tre. Eros dice conservative, Zeb, direi proprio di no, insomma, conservative. Siamo praticamente nella fase calante dell'adozione delle cripto, quindi in pratica dovrebbe essere stile Apple, no? Conservative. Come se Bitcoin fosse come un iPhone, ecco. Allora, ormai le cripto sono arrivate a tutti, chi era interessato è entrato, chi non si è fidato non entra ora, bisogna capire ora l'utilità di massa. Beh, le cripto non sono arrivate a nessuno, direi, altri che tutti, perché l'adozione di Bitcoin è minuscola in pratica rispetto al totale delle popolazioni esistenti, quindi la struttura dell'innovazione e dell'adoption è di gran lunga lontana dall'essere arrivata a tutti. Forse è arrivata la notizia dell'esistenza del Bitcoin, ma poi da qui a dire altro ce ne vuole. Allora, adopters, pensando a Lightning, adopters, quindi nella fase numero 2. Ok, allora vediamo Fede che dice: io direi che sono abbastanza mainstream. Beh, mainstream, allora qui possiamo dire se siamo nell'early market o nel mainstream market, quindi nella parte alta in pratica, ragazzi, perché se siamo nell'early market dobbiamo ancora fare il chasm, cioè l'abisso, e questo è molto rilevante perché ve lo dico in maniera molto chiara: se nessuno sa dove siamo con le cripto, teoricamente la mia idea è che fossimo già andati oltre il chasm, quindi oltre l'abisso, e che il fatto che Bitcoin possa essere in questa fase di early majority adoption per quanto riguarda il mercato. Il problema è se non è così, perché se siamo ancora in zona early adopters, e vuol dire che il chasm non l'abbiamo passato, e nella teoria dell'abisso, ragazzi, in pratica l'abisso è un posto dove le innovazioni restano tanto tempo e possono morire, possono fallire, possono essere modificate in maniera estremamente radicale. Quindi il concetto è: siamo nella fase dopo l'abisso o no? Questo è molto importante, ragazzi, perché secondo me tutto quello che è l'attuale fase di bear market dipende proprio da questo. Se siamo in una fase post chasm, allora il bear market durerà poco probabilmente e si ripartirà sotto una nuova luce per l'adoption del settore cripto. Se invece siamo ancora in zona early adopters, quindi siamo ancora in early market, in questa zona qui, magari siamo nei visionaries, non lo so, ragazzi, perché in questo caso potrebbe durare tantissimo il bear market, anche un paio di anni. Quindi direi che la vera domanda che tutti noi dovremmo farci nei prossimi
Messi sarà proprio questa, ragazzi. Cioè, le cripto hanno passato la fase dell'abisso con l'ultimo bear market nel 2018-2021. Se ci sono riusciti, sì, altrimenti se siamo ancora in questa fase, qui in mezzo, magari siamo arrivati qui alla punta, ce ne vuole, ragazzi, ce vuole, vuole 2-3 anni, insomma. E la questione si mette, insomma, abbastanza complicata. Allora, io farei un distinguo tra il cripto lato, strumento finanziario, allora siamo in entry nelle majority e nella zona pragmast. Pragmatist, però lato adozione tecnologica, allora siamo in early adopters, quindi nella prima fase, dici, si pensa a DeFi. Allora, attenzione, DeFi non è nemmeno nel settore di early adopter, la DeFi è visionary, quindi innovators proprio, infatti esiste solo in quanto esiste su se stessa, non è un'innovazione in test. Quindi DeFi certamente è in fase innovators, quindi non è minimamente vicina al chasm o roba del genere, secondo me. Poi, ragazzi, quello bisognerà vedere. Però il problema è Bitcoin come tecnologia è molto interessante. Vedete come è difficile andare a strutturare veramente una posizione delle cripto. Questo ce la dice lunga, secondo me, anche sul fatto che molti di noi non riflettono, un po' abbagliati, no? Dalle fesserie, dei rendimenti facili e di tutto quello che può essere questo mercato, molti di noi non riflettono anche sul perché Bitcoin non riesce ad essere nel 2022 ancora uno store of value, ma è lontanissimo dall'essere uno store of value e dipende invece in maniera estremamente rilevante dalle politiche delle Federal Reserve, della immissione di monete, di liquidità, eccetera. Quindi non è sconnesso. È il concetto proprio del non essere uno store of value, che teoricamente dovrebbe essere l'obiettivo di Bitcoin, fa sì che insomma l'interrogativo che ci stiamo ponendo proprio in questa prima parte della live, ragazzi, secondo me è proprio il vero interrogativo. Cioè, il mondo non ha probabilmente ancora idealmente passato Bitcoin nella fase post-chasm. Questa cosa è interessante, sarà interessante andare ad approfondire nei prossimi 2 anni, perché una fase di abisso dura 2 anni, ragazzi, e soprattutto se veramente neanche Bitcoin è passato nell'early majority adoption, cosa che io pensavo già lo scorso anno, e significa che tutto il resto delle cripto sono veramente in una situazione di super chasm. Però non so se questa cosa può essere ritenuta, insomma, veritiera o meno, ragazzi. Quindi volevo anche un po' un'idea generale e porvi anche, mettervi un po' la pulce nell'orecchio per farvi riflettere. Non è facile capire con certezza dove siamo. Di sicuro ha ancora tanta strada da fare per essere accettato come mezzo di pagamento globale. Assolutamente sì, e ancora di più come mezzo di store of value, quindi di conservazione. Perché è vero che in alcune nazioni, a causa dell'inflazione della moneta, si è mantenuto tantissimo, però è anche vero che sono minuscole quelle nazioni, ed in base al totale delle nazioni esistenti nel mondo, diciamo di PIL esistente nel mondo, ce n'è insomma acqua da scorrere sotto i mulini, ce n'è tantissima, e insomma bisognerà vedere questa cosa qui. Ragazzi, volevo poi farvi vedere anche la questione legata al fatto che il dollaro ha iniziato una fase di assestamento un po' non troppo pronunciata, però pronunciata. Ve lo faccio vedere su questo grafico, perché il dollaro, come i fondi tu nessuno mai, no, non è food questa, perché il chasm significa anche che quello che stiamo vedendo non è nulla rispetto a tutto quello che potrebbe succedere. In realtà sembra fad, però non lo è, perché in realtà ti dice anche che probabilmente questa fase di debolezza è frutto anche della immaturità di questo mercato, e che una volta passato, diciamo, quello che è il concetto dell'abisso, potremmo avere una struttura di Bitcoin completamente diversa. Quindi in realtà è anche molto positivo per il futuro un ragionamento del genere, secondo me. Ma BTC è nato per essere uno store of value, sono le persone che ci investono che lo considerano come una nuova tecnologia
e non come un bene rifugio per chi è ancora altamente volatile. Allora, questo è vero, però io un'altra domanda ve la faccio, ragazzi, perché io sono un po' il, no, il bastardo, si suol dire, del settore cripto, e cerco di riportarvi nella realtà. Allora, ragazzi, quanti milioni di investitori retail servono per fare una balena? Allora, il concetto è questo. Si dice sempre che la community è forte. La community è sicuramente molto importante, ragazzi, però per le questioni strutturali dei mercati finanziari, ragazzi, una balena vera è quanti retail fa? Allora, fatevi il conto di che potere c'è su un mercato da parte di quelle 10-100 balene che detengono in pratica l'80-90% di tutto il Bitcoin. Insomma, ti voglio dire questa cosa perché sono loro che considerano Bitcoin un asset tecnologico. Se le balene e i grandi investitori istituzionali di Bitcoin non cambiano prospettiva su Bitcoin e lo considerano uno store of value, noi non ci discosteremo da questo atteggiamento per i prossimi anni. I retail non hanno alcuna voce in capitolo su questo, su questa cosa, ragazzi, perché i retail sono troppo pochi in termini di quantità di potere, diciamo, di leva finanziaria, ecco, chiamiamola così. E sono pochi, ragazzi, lo so che è un discorso brutto, ma è realista, ed essere realisti nella vita vi aiuta a capire dove siamo. Essere dei sognatori è bello, ma poi vi prendete un treno in faccia. E, insomma, è un po' da una parte e dall'altra. Allora, il concetto, secondo me, andrebbe un po' visto in quest'ottica. Bitcoin non è uno store of value perché balene, investitori istituzionali lo considerano un asset speculativo. Secondo me è questo, punto. Ora, quando cambieranno idea e soprattutto perché? C'è una cosa che potrebbe far cambiare idea agli istituzionali nell'idea e nell'ottica di considerare un Bitcoin come uno store of value. C'è una cosa del genere? Probabilmente è un meccanismo che si autocompensa, cioè il fatto che Bitcoin deve essere poco volatile. Ma se Bitcoin è poco volatile, gli exchange, che sono le più grandi balene del mercato cripto, come li fanno i soldoni? Ragazzi, adesso mi metto la maschera e allora vediamo l'ambivalenza di queste due strutture. Le più grandi balene delle cripto in questo momento sono gli exchange e i fondi, ma gli exchange fanno soldoni se i mercati sono volatili, perché si scambiano molti più volumi e loro fanno soldi in percentuale variabile sui volumi scambiati. Che interesse ha un exchange a far diventare Bitcoin immutabile e fermo allo stesso prezzo? E altra domanda del giorno, oggi è la giornata delle domande e basta. Vabbè, ragazzi, le faccio apposta, così quando leggete fesserie senza limiti su Twitter e canali online, un po' ci ridete sopra. Attenzione che queste cose non ve le dico perché uno deve farsi lo sborone, non è così. È per far riflettere e soprattutto perché, ponendoci degli interrogativi, ognuno di noi in modi differenti arriva alla propria idea della struttura della propria personalità, del proprio modo di investire, e quindi è molto rilevante, va bene? Ok, Paolo dice l'operazione di BTC è già fallita, quanto sto perdendo? Allora, sono 300... aspetta che metto, andiamolo a guardare su time frame adeguato, però 15 minuti che mi ero fermato sulla ok, così andiamo a vedere un po' dove stai Bitcoin. Allora, mi sono persi i grafici, ragazzi, e si sta un po' discendendosi, vediamo se... Allora, sì, è un pullback, diciamo, di questa zona.
ci può stare. Ah, aspettate, ve lo condivido, ragazzi. Allora, vi condivido di nuovo la piattaforma di Atani per vedere la... Eccolo qui. E di nuovo, eccolo. Allora, dove stiamo? Stiamo... ok. Stiamo esattamente... Oddio, che ho fatto, ragazzi? Scusate, ma... Mi si è ingrandita la piattaforma e niente, devo riavviarla. Va bene, perché l'ho messo a schermo intero e quindi è andata così. Va bene. Allora, sì, diciamo che in sostanza c'è un po' la questione che sta ballando un pochettino, però non lo vedo, insomma, vediamo che cosa dirà Powell. Però, anzi, se qualcuno di voi l'ha già sentito, se ha parlato, io come sapete guardo le news praticamente una volta all'anno, non me ne frega niente perché non cambiano il mercato. Allora, sì, sta facendo questo pullback della zona dopo il breakout finto avvenuto qui su questa candela. Strano, Paolo, che abbia fatto un breakout finto sui 15 minuti. Tu ne sai qualcosa, diciamo, anche perché Paolo, ragazzi, è un nostro corsista anche in Academy. Allora, questi sono atteggiamenti abbastanza normali del mercato, perché i time frame a 15 minuti non hanno grande motivo di esistere per operazioni di un certo tipo, sono solo trading veloce e basta. Allora, allora vediamo che è uscito fuori Powell, secondo il quadro Luca, il padre, il delle policy, ricorda di introduce, ma tu... una conference in Las Vegas. Ah, vabbè, allora niente di che in pratica. Ok, vabbè, allora sto provando la tua strategia per i mercati in barra di congestione su BTC. Spero che il movimento non si sia già esaurito. Intendi rientro? Perché in realtà sta facendo una barra di congestione ampia, anche per questo, diciamo, ero entrato su questa struttura. Te la faccio vedere sul negli ultimi 6 mesi, perché sta facendo una struttura a barra di congestione di questo tipo, vedi? Sta su e poi scende, quindi è anche per questo che l'idea di andare a fare questo long potrebbe essere, per un trading veloce, magari un rimbalzo in zona 30.000 per chiuderlo, eccetera, in questa parte qui. È il motivo anche di questo tipo di strategia di trading, oltre al fatto che volevo divertirmi e non mi posso mai divertire perché sono sempre qui a fare ricerca, a fare nuove cose, e quindi volevo fare un trade, ho detto lo facciamo insieme a tutti. Va bene, allora, alcuni di CT chiamano un tocco al CT, tanto che cos'è? Alla media mobile 200 periodi a 22, che ne pensi? Penso che l'idea che si possa andare a raggiungere determinati livelli sia assolutamente crypto Twitter, insomma, sì, su Twitter dici che richiamano queste cose. Allora, il discorso, ragazzi, è che fare ipotesi su un mercato, su dove può arrivare, ci può stare, insomma, fa parte della logica, ma i mercati seguono comunque delle logiche di trend, cioè i mercati si autoalimentano col trend. Perché trend is your friend è il migliore consiglio che posso darvi, perché soprattutto in mercati estremamente immaturi come Bitcoin ancora, e non parliamone per niente, insomma, della questione cripto, che è ancora peggio lì, nel momento in cui andiamo a strutturare un trend, il mercato lo alimenta. Questo trend ribassista, come vedi, non è finito, perché il mercato è arrivato sul livello di supporto XY, quindi il tentativo di riavvicinarsi a una media di 200 settimane ci può stare. Ora, il concetto è che le 200 settimane vanno e sono da utilizzare non perché sono una media mobile a 200 posizionata a cavolo su una weekly, ma semplicemente perché stiamo andando sulla media mobile del ciclo dell'halving di Bitcoin, che dura 4 anni, 1400 giorni. Quindi anche questa superficialità estrema con la quale si tratta l'analisi tecnica, ragazzi,
non è un bene, perché se non si capisce che cosa c'è dietro il periodo di una media e soprattutto perché in questo caso su Bitcoin potrebbe avere senso, perché potrebbe avere senso proprio in quanto Bitcoin va a toccare quella che è la media dei 1400 giorni, cioè il ciclo dell'halving dei 4 anni di Bitcoin. Ci può stare tranquillamente, ma ti dirò di più, in realtà la rompe quella media quando chiude un bear market e ci va sotto, perché quando chiude un ciclo di 4 anni le medie mobili in questione vengono breccate, perché la media non è né un livello di supporto né un livello di resistenza, ma è un livello di oscillazione di un prezzo. Anche questo, ragazzi, ore di lezione passate nel mio corso, perché anche su questo è proprio una totale superficialità nel considerare questo tipo di indicatori, perché ma io lo capisco, ragazzi, che ci sono decine di libri scritti che andrebbero non bruciati, perché sennò poi mi dite che faccio parte di quelle cose brutte dei primi del Novecento, però potrebbero essere utilizzati come per esempio dei mattoncini da mettere sotto i mobili per alzare un mobile, perché non hanno alcuna utilità, in quanto quello che c'è scritto dentro non serve a niente. Il problema è che nel trading, essendo che c'è molto commercio, negli anni precedenti, negli scorsi 20 anni, sono stati rilasciati decine di libri inutili totalmente, che insegnano cose completamente sbagliate, e però che insomma sono stati fatti a mo' commerciale. Quindi bisogna estremamente essere precisi su certe cose. Quindi ritorno alla media 200, sì, perché Bitcoin ha cicli quadriennali legati all'halving, solo per questo, altrimenti è un numero casuale, insomma, e soprattutto nell'ambito di mercati opening 24 su 24, in teoria la media mobile dell'anno di Bitcoin è quella, diciamo, paragonabile alla 200 classica, e la 274, che avevamo fatto un vecchio video che parlava di questa cosa. Va bene, allora, l'attuale mensile pensi che possa essere simile a una struttura fatta dal 21 febbraio circa la prima data di aprile? Sì, ci può stare, tu dici. Allora, 21 febbraio, vediamo che lo prendo e ti dico, ok. Vediamo, eccolo qui. Allora, vediamo, lo ricondivido, ragazzi. Vi rimetto la schermata, così lo vediamo insieme. Allora, tu dici, in pratica, come se Bitcoin facesse una cosa legata a questa zona qui, in pratica questo rimbalzino. Allora, il discorso è che il mensile è iniziato, secondo me, ragazzi, perché sono passati tanti giorni, ma non ha nessuna forza. E anche avendo fatto questo balzo da qui a qui, che è vero che c'è un problema della shadow, io ieri, nel video di ieri vi ho detto che secondo me ha iniziato in questa zona, e ci può anche stare, ragazzi, però è debolissimo il mercato, è veramente debolissimo. Se non ci dà risultati e per caso è iniziato qui invece che qui il ciclo mensile, potrebbe aver già fatto il massimo, ragazzi, che è proprio questo. Una cosa del genere è terrificante, ve lo dico proprio in maniera chiara, perché significa che non solo continuiamo a scendere, ma addirittura lo facciamo per 3 mesi di fila, e quindi probabilmente arriviamo in prima tranche a 21 e poi probabilmente buchiamo anche quella per andare intorno ai 18-16 verso la fine dell'annuale, cosa che sancirebbe una catastrofe anche nel resto delle cripto, e non ci voglio pensare in questo momento. Non mi piace sparare a zero, i grafici sono terribili, da quello che vediamo, e non è che è un problema legato al fatto che lo diciamo in tutti perché siamo cattivi, perché i grafici sono terribili. Ora, se il mercato cambia trend e ci dà un cambio di trend in maniera importante, allora ben spera, cioè si ben spera, ragazzi. Solo l'analisi ciclica ci dà un segnale positivo dicendoci che dobbiamo iniziare un nuovo ciclo di 3 mesi almeno, che teoricamente un minimo di rimbalzo lo fa. Ora, se il minimo di rimbalzo è stato questo pump qui, perché il break è stato rilevante, siamo messi malissimo, non male, ragazzi, proprio malissimo, perché intendo questo, se ha fatto un rialzo del 23%, che è sufficiente per dichiarare anche finita una fase di up di un ciclo trimestrale, è sufficiente. Quindi qui il concetto, ragazzi, è complicato, perché il mercato potrebbe
se è troppo debole potrebbe addirittura aver già dato, però di questa cosa io non ne voglio parlare e voglio vedere in maniera molto chiara quello che farà nei prossimi giorni, perché non ha molto senso andare a buttarsi una zappa sui piedi senza che avere la zappa oppure insomma altro. Quindi i grafici sono brutti, ragazzi, non me li fate ripetere di nuovo, i grafici sono molto brutti, però vediamo qualcosa di positivo. Per esempio, come vi stavo dicendo prima, il dollaro. Il dollaro ha iniziato una fase di debolezza che è solitamente anticipatrice di una ripresa anche dei mercati. E questo va valutato, non avviene in simultanea. Solitamente il dollaro inizia una fase di debolezza prima rispetto ai mercati classici. Questo potrebbe essere molto molto interessante. La sera ufficialmente fondata. Vabbè, questi sono i grafici, io sono sempre positivo, lo sai, quindi lo continuo a vedere. Se arriva a 18, Mauro, te cosa faresti? Niente, seguo il trend, continuo a coprirmi e basta. Anche questa idea di continuare a dire se crolla io vado a comprare, ma non lo faccio neanche morto. Cioè, non è questo il discorso, ragazzi, poi è la mia strategia, io non compro cose che crollano. Lo sapete bene, ve l'ho detto un milione di volte, poi magari voi la vostra è diversa, questo però è personale e dipende anche dall'esperienza e dipende anche tantissimo dal capitale che voi avete, perché se avete $5,000 ho fatto un'operazione poco fa, più o meno insomma in barra di congestione, quindi senza grandi mire, è un discorso. Se avete altri tipi di capitali, e comprare contro trend lo potete fare con qualcosina, ma non con tutto, va bene? Insomma, è molto complicato, diciamo, ragionare una cosa. Comunque, se arriviamo a 18, io penso che delle cose negative pesantissime avverranno anche nel settore DeFi. Per esempio, ragazzi, ci sono già delle SeFi che, tra virgolette, si vocifera siano ad estremo rischio. E un crollo di Bitcoin a quei livelli non credo che lo reggeranno, perché ci sarà una bank run anche su quei progetti là. Allora, non vi dimenticate il mio consiglio principale, che è sempre quello: proteggetevi dalla volatilità, riducete i rischi il più possibile in questa fase. A salire su un carro ci siamo sempre. Non salite alla prima fermata, salite alla quarta, non è un problema, va bene ragazzi? Dovete eliminare dalla vostra testa, se volete stare bene su un mercato e fare gli investitori professionisti, dovete totalmente eliminare dalla vostra testa l'idea di comprare al minimo un asset finanziario. Se volete fare quello, mettetevi a giocare con qualche videogioco, una scommessa di calcio. Magari giocatevi che il Milan vince lo scudetto, lo vince, ha vinto in questo momento. Però, ragazzi, non potete fare altro, va bene? Quindi ricordatevi questa roba qui. Non la dico qual è la SeFi perché non ho dati, Gianluca, però tu che sei in Academy scrivimi che te la dico in Academy, così non la, diciamo, pubblica. Però, ok, va bene, non è Nexo. Va bene, allora, ci sono delle idee di fondo, poi che siano veritiere o meno, c'è da dire, è tutta un'altra zona, diciamo, c'è tutto un altro discorso. Comunque, andiamo a guardare il dollaro, che non me lo fate guardare, mi fate sempre queste domande e poi io parlo del dollaro. Allora, il dollaro, ragazzi, ha invertito il trend, lo guardiamo anche sul super trend, questo indicatore spettacolare, ma poi soprattutto sulle mie due medie mobili, che sono andate a invertire il trend sul dollaro, che manteneva già da un po', cioè l'ultimo trend aveva fatto così da febbraio, non aveva mai invertito. È anche vero che questo super trend per le oscillazioni del dollaro, questo è l'indice del dollaro americano, il si chiama DXY, non è molto rilevante per indicarci delle inversioni di trend importanti, perché il dollaro ovviamente non è che ci inverte, diciamo, a V
così, ragazzi, va bene. Solitamente un po' si nasconde in barra di congestione e ci può stare. Considerate che è arrivato al triplo massimo rispetto alla sua struttura storica. Qui siamo nel 2016, 2019-20 e poi qui siamo 2022. Ora, che abbia raggiunto il massimo definitivo di questa fase, perché anche questa fase del dollaro ha una sua struttura ciclica, che vedete qui sotto, molto rilevante. La struttura ciclica in questione ha iniziato sul minimo del gennaio 2021, quindi in questo caso la risalita, capite anche bene, ragazzi, che su questa risalita del dollaro, se andiamo a vedere Bitcoin, notiamo che il mercato ha fatto un massimo finale proprio in questa zona, e poi da qui in poi è iniziato una fase di lento declino laterale ribassista. Poi ha fatto il massimo proprio verso ottobre-novembre, mi pare Bitcoin a novembre, in questa zona qui. Quindi questa influenza del dollaro ce l'ha, però in maniera un pochettino distaccata, perciò questa fase ribassista potrebbe essere una fase che ci dà un'indicazione su quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Cioè, se questo mercato veramente inverte per un po' e magari ritorna in una zona del genere, è probabile che fra qualche settimana assisteremo a questo famoso rimbalzo di BTC, perché solitamente sono correlati in maniera inversa, cioè quando scende il DXY, Bitcoin e anche i mercati normali tendenzialmente tendono a salire, perché questo è un indicatore che ci indica che la moneta si svaluta. Quindi in termini di dollaro ovviamente un asset ritorna a salire un po', e però è anche vero che è una correlazione un po' spuria, cioè quindi non troppo rilevante, cioè non sono proprio decorrelati in maniera o correlati in maniera inversa in maniera importante. Cioè avviene comunque un po' questo atteggiamento, ma in maniera lenta e non misurabile in maniera precisa. Quindi è un'informazione in più, ragazzi, va valutata in questo contesto, perché in questo contesto che siamo in attesa di una fase di rimbalzo per via del ciclo trimestrale, questo tipo di dato potrebbe avere una maggiore rilevanza. Allora, io questo lo valuto, perché secondo me è un indicatore che può essere valutato. Se poi per caso dovessimo aver raggiunto la fase di massimo anche del DXY, allora è molto buono, perché questo poi in teoria chiude la sua struttura ciclica nel 2024-2025. È interessante vedere una cosa del genere, altrimenti dovrebbe fare una fase di calo, poi il suo vero massimo, il suo vero massimo in questa zona e poi fermarsi, ragazzi. Cioè questa zona coincidente alla perfezione con dopo l'estate dei mercati, quindi la fine del ciclo annuale. Vedete come sono tutte correlate queste cose qui? Allora, c'è una domanda interessantissima sul ciclo di 18 anni del real estate, del mercato degli terreni, prendi in considerazione. Cioè, non l'ho mai guardato, ma è interessante, perché no? È interessante guardare questo, lo possiamo approfondire, perché è veramente molto molto interessante. Eros dice: ma se io holdo per anni BTC o è solo BTC solo per investimento, e ho acquistato a pari prezzi senza aver mai preso altcoin, ovviamente facendo un pack, se dovesse scendere sotto la mia media di acquisto è giusto acquistare? Il pack ha una logica completamente diversa da un investimento spot, non è assolutamente paragonato a un investimento spot, perché il piano d'accumulo presuppone il fatto che tu faccia un investimento che dura almeno 10 anni, quindi 10-20 anni. Questo significa due cose. Prima di tutte, hai 20 anni a disposizione per ottenere i frutti del tuo investimento e quindi teoricamente dovresti essere sotto i 40 o più o meno intorno ai 40 massimo. Poi, seconda cosa fondamentale, il piano d'accumulo prevede che tu non hai la liquidità disponibile, perché se tu hai tutta la liquidità disponibile, il piano d'accumulo è inefficiente, in quanto non ha nessun senso accumulare
bensì ha molto più senso comprare tutto quanto quello che devi comprare quando il mercato dà un segnale di forza o inverte il trend. Quindi il piano d'accumulo può essere utilizzato nel momento in cui, uno, devi accumulare una quota, infatti si chiama così, piano di accumulo, cioè serve ad accumulare l'investimento, ma perché non ce l'hai, cioè non hai il capitale per fare l'investimento. Due, è utile se tu hai 20 anni davanti e poi altri 10 magari per goderti i frutti della tua vita, alla pensione, insomma per goderti i frutti della pensione. E tre, è una, non hai formazione nell'ambito investimento e nell'ambito trading. Quindi se non hai formazione di nessun tipo, il pack è la migliore strategia per te, perché il pack è la strategia che ti evita di comprare una cosa che crolla, cioè quella che usano tutti i neofiti. E quindi se non hai queste tre cose, se non hai la formazione, pack va benissimo, perché è inefficiente, non funziona, non è la migliore strategia, però non ha nessuna, cioè non devi leggere nulla, la fanno anche le pietre, è facilissima. È ovvio che non puoi performare come una vera strategia perché non ha dietro una struttura che sia efficiente. Ma questo è ovvio, però da una parte risparmi tanto tempo, non è la formazione e tutto il resto. Qual è il problema vero del pack, ragazzi? Che non ha il controllo del prezzo medio. Quindi tu dici, se scende sotto il mio prezzo medio, io continuo a comprare. Perché scendi il tuo prezzo medio? Ma tu stai presumendo sempre che il mercato in questione entro X anni ritorna a invertire il trend. Ma se tu fai, cedi un pack su Luna, Terra, immaginiamolo, è crashato in 3 giorni, ma se lo facevi e quello crashava in 2 anni, tu non avresti mai recuperato l'investimento. Quindi il piano d'accumulo è comunque un investimento che lo si fa sempre solo su qualcosa che teoricamente dovrebbe esserci ancora fra 20 anni. Per esempio il Nasdaq 100 come indicatore, come indice, scusami, di borsa, l'S&P 500 come indice di borsa. Perché, ragazzi? Perché se anche falliscono le aziende all'interno del Nasdaq 100, vengono rimpiazzate con la successiva. Gli indici di borsa sono i primi fondi creati per i ricchi, ragazzi. Li hanno creati quando hanno creato i sistemi finanziari. Li hanno creati perché i ricchi potessero comprare con un solo contratto tutte le stocks presenti all'interno di quell'indice. Risparmiavano in commissioni e soprattutto si diversificavano ed avevano automatizzato il cambio delle azioni, perché le azioni venivano eliminate dall'indice in base alla capitalizzazione e sostituite con la nuova. Quindi è la strategia più vecchia della storia che hanno fatto le balene per se stessi. Ma ecco perché funziona, ragazzi, perché funziona così. Allora, è chiaro che se fai un pack su Bitcoin ci può anche stare, ma sei sempre limitato perché Bitcoin è comunque uno. È come se io faccio un pack su Apple. Cioè, è immaginabile che Apple fra 10 anni, 15 anni non ci sia più. Ma non è detto che sarà così, perché Nokia è sparita, per esempio. Cioè, c'è ancora, ma non so che cosa fa, si è rimessa a fare carta, probabilmente. È rischioso il pack da questo punto di vista. Quindi, quando vai a strutturare delle strategie, interrogati sempre su quello che stai facendo. Ora, noi tutti abbiamo una bella idea su Bitcoin e io credo che si verificherà, però non è un indice dove dentro ci sono 500 aziende e quindi se quella fallisce la sostituiscono con un'altra e tu perdi pochissimo. E non è un indice, Bitcoin è uno, quindi se la tecnologia fallisce e non l'adottano, ciao, cioè fine dei giochi. Cioè, quindi è un pack a rischio Bitcoin, che decisamente diverso rispetto agli altri. Io starei sempre a inserire quella che è una variabile di trend anche sul pack, per esempio. Però sicuramente un pack ventennale può comprare indipendentemente dal momento di timing, perché non ha nessun senso se tu compri ora o compri a 18, nella tua media storica fra 20 anni neanche te ne sei accorto, quindi non, cioè, cambierà di un dollaro neanche, quindi non ti serve neanche rifletterci. Ecco, questo va bene. Facciamo un indice con le top 10 cripto capitalizzate, sarebbe interessante da fare. Per esempio, se ci fosse, avrebbero sostituito Luna con XRP, non lo so chi ci mettono dentro, vabbè, senza stable, vero? Va bene.
andiamo avanti, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Ha senso usare oscillatore DPO detrended per individuare i cicli? Intanto, dove lo prendi questo qui? Per individuare i cicli, allora ti spiego la questione ciclica. Puoi usare un indicatore che ti faccia vedere i cicli se non riesci a vederli dai prezzi, perché se riesci a vederli dai prezzi, guardandoli, i prezzi sono sempre meglio. Se invece il prezzo incomincia a mascherarsi, a essere estremamente complesso, per vedere i cicli è meglio utilizzare un indicatore e smussato il più possibile. Io personalmente utilizzo l'RSI smussato, perché è un indicatore che matematicamente ha molto senso di essere utilizzato proprio per i cicli, e anche le medie, però le medie sono iperlente, così come anche l'RSI è iperlento. Quindi alla fine li guardo, ragazzi, però i cicli io li vedo sui prezzi. Quindi questo ve lo dico in maniera molto chiara. Gli indicatori sono sempre estremamente ritardati e laggati, va bene? C'è un site che lo fa, ma non so quale sia affidabile, con i vari indici, che sia o meno che sia lo stesso KuCoin, ma non credo che sia sofisticato. Bisogna vedere, insomma, se esistono. Pensieri riguardo ai progetti Solana, Stepn, GMT e Scarp NFT. Ciao Fede. Tutti i progetti, tutti, nessuno escluso, legati al mercato delle criptovalute che non sono Bitcoin, in un momento di bear market sono da evitare e basta, appunto. Poi chi ti dice il contrario fa quello che vuole, poi è un discorso personale. Se il singolo progetto dovesse performare bene in un bear market è una casualità, quindi randomico. Se tu invece vuoi prestare la tua liquidità alle innovazioni sottostanti un progetto cripto, perché vuoi dare spazio agli innovatori, al protocollo, al team di lavorare, allora fai stra bene, perché non è un investimento, è una, diciamo, file angels, no? E allora ha senso questa cosa. È ovvio che non ti puoi aspettare che, cioè, se va giù tutto, tu sei consapevole del rischio di quello che stai facendo. Ma non c'è un mercato che sarà scorrelato al bear market, ragazzi, nel settore cripto, o almeno finora, per tutto quello che conosciamo nella storia dei mercati cripto, non c'è. Poi dovesse avvenire per la prima volta che una cripto è più forte di Bitcoin in un bear market, ne prenderemo assolutamente atto. Al momento c'è da dividere le questioni e dire: è giusto andare a investire su progetti che magari fra sei anni forse diventano ottimi? Sì, ma in un bear market che cosa ti può succedere? In un bear market ti può succedere di andare down del 90%. Quindi se tu sei consapevole di questa cosa e vuoi comunque mettere il tuo prestito lì, diciamo il tuo investimento lì, ok, se poi lo fai perché ti piace la tecnologia, non hai delle mere di natura di investimenti, eccetera, e allora va bene, ragazzi. E vi assicuro che c'è anche un problema legato alla rendita. Se voi comprate un asset, per esempio, una proprietà, e potete dire, vabbè, a me non importa se quella proprietà in questo momento sta facendo un bear market. Benissimo. Perché? Perché avete il concetto di chi è il team. Che cosa fa il settore? Avete fatto una ricerca sul mercato e sapete configurare quelli che sono gli earnings e gli utili che quel progetto potrebbe realizzare nell'immediato futuro. Io vi chiedo tra una mia cosa: chi di voi conosce gli utili che potrebbe realizzare, per esempio, GMT, che è un progetto strafigo tra le altre cose, quindi lo prendo apposta perché è un progetto interessantissimo in effetti. Quali utili possono generare? Quali sono i livelli di rischio di questi progetti? Allora, mi fate sempre il concetto del ragionamento per lungo periodo, perché è una vostra coperta di Linus, perché in realtà non avete nessuna informazione e siccome non ci sono informazioni, si ci va a giustificare a dire io le tengo per il lungo periodo, perché è un tentativo di mascherare, diciamo, e mettere sotto il tappeto, diciamo, quello che bisognerebbe eliminare. Perché non abbiamo dati. E questo è il problema, ragazzi. Quindi, a lungo periodo, su Bitcoin i dati ci sono,
ma sul resto delle cripto, Ethereum va bene, ma il resto, quali dati abbiamo di lungo periodo di GMT e Stepen? Dove stanno questi dati, ragazzi? Allora, è quello il discorso. Quando fate investimenti di lungo periodo, bisogna ragionare sui dati, e i dati non ci sono. Cioè, non è che Warren Buffett ragiona a simpatia. Quando fa la value investing, ragazzi, si ragiona sui dati, e i dati non ci sono. Allora, i dati dei protocolli delle cripto ve li ho fatti analizzare con Token Terminal. Quando ho fatto il corso di analisi fondamentale delle cripto, lo trovate gratuito in playlist YouTube, e quindi andatevelo a vedere. Ma quel corso vi dice che le chain sottovalutate in questo momento sono Ethereum e BSC, Binance Smart Chain. C'erano delle chain che erano assolutamente iper capitalizzate rispetto ai loro earnings. La prima fra tutte, Terra Luna. Andatevi a vedere quel video, ragazzi, ho registrato 6 mesi fa, e vi spiega come si guardano gli earnings delle chain su Token Terminal. Anche quel corso è estremamente esagerato, ragazzi, perché non abbiamo neanche idea se effettivamente quei dati siano validi o non validi, però diciamo è una bozza accettabile. E proprio lì si vedeva che quella chain, per esempio, non aveva motivo di essere valutata così tanto, per esempio, se prendevamo Luna. Però poi dietro ci sono 2,5 milioni di altre riflessioni da fare, quindi diventa complicato e quant'altro. Però vi assicuro che quando andiamo a valutare questi tipi di progetti, ragionare di lungo periodo sul mercato delle cripto che non siano BTC, Binance e Ethereum. Perché dico Binance, ragazzi? E anche un FTX, anche un KuCoin. Perché si sa quanti soldi fanno gli exchange. Cioè, e quanti soldi fanno gli exchange? Ok, poi lo vogliono tenere in piedi il loro token, se lo vogliono tenere in piedi il team ha i soldi per farlo. Crypto.com lo vuole tenere in piedi il suo CRO? Come lo vuole tenere in piedi e che ruolo vuole dare al suo CRO? Però Crypto.com i soldi li fa? Sì, perché ha le carte. Quanti soldi fa? Quello si può vedere, ragazzi. Va bene, allora, questo è il concetto vero dell'analisi di lungo periodo, la value analysis. Non è che potete dirmi, io faccio analisi di lungo periodo in base a una fandonia inventata che il metaverso diventa il futuro. Ma voi chi ve l'ha detta questa cosa, scusa? Cioè, no, perché se voi... Cioè, allora, questa cosa è come prevedere il futuro con la palla di vetro proprio totale. Cioè, mettetevi il cappello da un mago e dite che sarà il futuro, va bene. Allora, magari a voi piace, ma piace anche a tanta gente. Esiste un dato che ci dice il tasso di adozione del metaverso nella nostra realtà? Esiste un dato che ci dice quante persone stanno correndo con Stepen e come approcciano con questo tipo di approccio alla camminata e guadagno? Cioè, esiste una curva di persone che ci dice che stanno adottando tutti questo modello e sono contenti, delle palestre che lo vogliono implementare, roba del genere. Dov'è il dato? Allora, se esistono questi tipi di dati, allora noi possiamo fare un'analisi su questo tipo di progetti, altrimenti ci stiamo inventando totalmente ogni cosa, inventando proprio di sana pianta, ragazzi. Altro che analisi tecnica, almeno 2 grafici ce li abbiamo con 2 dati da guardare. In quel caso proprio inventiamo totalmente un futuro, che è anche bello perché è giusto fare le nostre riflessioni, però ricordatevi quello che state facendo. Non è che non dovete andare a prendere in considerazione questi progetti, perché vi ripeto, Stepen è un progetto strafigo, la tokenomics non l'ho analizzata proprio perché in bear market non credo che sia fattibile che un progetto cripto che non sia Bitcoin sopravviva, cioè nel senso regga al confronto con Bitcoin. Anzi, facciamo anche un altro giochino, andiamolo a rivedere se è cambiato qualcosa nei nostri screen di Messari per vedere. E quindi non l'ho approfondito, però Stepen è figo come progetto, ma anche Tokemak era figo come progetto. Adesso vi faccio vedere il grafico di Tokemak di quando abbiamo parlato, progetto bellissimo, bla bla bla. E adesso lo mostro perché io l'ho preso anche 2 token, ce li avevo. Dove sta? Prendiamo, quale prendiamo, ragazzi? Prendiamo Tokemak su Wobby. Ecco qua il progetto stratop di cui abbiamo parlato. Eccolo qui, ragazzi. Una figata questo progetto.
Prendiamolo su un altro se non vi piace. Lo prendiamo su Coirex, che è più si vede di più. Ok, allora ragazzi, questo è il progetto Tokeman dal 21 gennaio 2022. Non ha mai invertito il trend, è in perenne ribasso e declino. La capitalizzazione è ridicola per un progetto anche cripto. E fatevi un po' due conti. Eppure questo era un progetto strafigo, bla bla bla, eccetera eccetera eccetera. Io stesso ci avevo qualche dollaro qua sopra, ce li ho ancora. Adesso la prima cosa che faccio, vado a prendermi tutti gli Ethereum, ce la metto la piattaforma appena chiudo questo video, e me li prendo e me li porto, se me li danno me li porto su un exchange, ragazzi. Vabbè, scherzi a parte, però il progetto è bello, ragazzi, però non regge a un bear market, soprattutto perché è piccolo. E questo è il discorso, non sappiamo niente di cose del genere, quindi mettete lì solo quello che volete perdere praticamente al 100% e basta. Cioè, questo è l'unica realtà, l'unica vera realtà. Non è allora, ragazzi, quando le cose vanno bene, quando la BCE e la Fed stampano soldi, tutti si riempiono la bocca e dicono wow, io ho fatto questo investimento, bla bla bla, ma è perché la Fed sta stampando. Cioè, immaginate che voi uscite dalla finestra, vi arrivano barili di dollari addosso e poi tornate a casa da vostra moglie e gli dice oggi ho lavorato, guarda come mi hanno pagato, hai visto, sono bravo. Non è che siete bravi voi che avete fatto così, è che vi buttano i barili di dollari sulla testa, che è un discorso diverso. Il problema è che i bear market servono proprio a questo, a eliminare totalmente la fuffa dai mercati, e questo è il problema, il consolidamento, questo è il significato, una tempesta, ragazzi, va bene. Quindi questa, per farvi comprendere come se noi analizziamo dei progetti, in un mercato bear dobbiamo anche avere come prima cosa, prima di ogni cosa, il trend. Quindi se il mercato in questo momento sta scendendo, sta scendendo, punto. Cioè, no, ragazzi, voi pensate davvero che noi potremmo avere un progetto cripto che sopravviva a un downtrend pronunciato dell'S&P 500 e di Nasdaq e di Bitcoin stesso? Non lo so, se me lo dite, e io insomma, ok, vuol dire che allora io non sto lavorando bene sul canale. Capisco bene che sono l'unico che dice questa cosa, ragazzi, però insomma, riportatela in giro un po' e cercate di proteggervi il più possibile. Non dico che non dovete investire nelle cose che vi piacciono, però proteggetevi. Allora, queste sono le ultime cripto che sono andate meglio di Bitcoin negli ultimi 30 giorni, quindi ipotizziamo un bear market iniziato. Tron, che sta facendo un trend completamente a sé, segno che qualcosa è cambiato in questa piattaforma che io non conosco bene, e a mio errore, perché è stata sempre siamo stati sempre attraccati dai loro mining eccetera, e quindi noi la sopportiamo dai bot, e però in realtà sta andando bene Tron, e bisognerebbe capire perché è anche totalmente in controtendenza rispetto al resto. Poi DAI, TrueUSD, Binance USD, Frax, Tether, Leo, questi sono tutti stablecoin. Leo non è un stablecoin, ma è una specie di obbligazione messa da Bitfinex, una cosa particolare. KuCoin, Binance, e BNB, ragazzi, e Monero, ma Monero insomma ha delle logiche un po' particolari, in ogni caso più due, quindi non va nemmeno considerato. In pratica, ragazzi, soltanto KuCoin e BNB e TRX, che insomma basse, non capiamo perché, stanno andando meglio di Bitcoin nell'ultimo mese su 2700 criptovalute, no, 2000 criptovalute. Poi ovviamente qui è customizzato, vi faccio vedere che altrimenti siamo non precisi, e quindi solo per le high yield, ragazzi, ho messo un billion qui. Quindi se già scendiamo probabilmente a 100 milioni, anzi ipotizziamo 500 milioni, ne troviamo sicuramente di più, perché abbiamo aggiunto anche quelle più piccolette. Però facciamo anche la prova, vediamolo a 500 milioni, vediamo qualcosina. Mi sembra che si sia aggiunta questa qui, che ha però non vedo qui, vabbè, ha una dominanza bassa. Comunque XDCE, sembra, non so se è giusto il dato. Poi Pax Gold,
Praticamente niente, questa è un'altra stable coin, ancora sono tutte stable queste. Andiamo avanti, vabbè, mi sono divertito, rifacciamola, scendiamola proprio pesantemente, no? Mettiamo invece di 500 milioni, 200 milioni, vediamo cosa esce di market cap. E qualcosina è aumentata ancora, addirittura abbiamo Bitcoin Gold, vabbè, insomma... c'è ENS, Ethereum Name Service, interessante questa qui, però vedete ragazzi come non c'è praticamente niente di rilevante cioè che abbia performato meglio di Bitcoin in questo mese. Allora, questo è il discorso. Allora, intanto vediamo, Teresa, non lo considerare, già si stanno a creare un progetto copiato da Terra. La solita fuffa di Justin Sun. Sì, ma infatti, insomma, lo conosco bene questa cosa qui, però io vorrei approfondirlo lo stesso perché ha poco commerciale per usare lo stesso, quindi c'è un motivo. Allora, beh, vabbè, per un investitore approfondire, conoscere è sempre interessante. Allora, qui infatti Justin Sun ha impuffato Terra dei suoi investitori. Sì, molti lo dicono questa cosa qui. Allora ragazzi, questo è il concetto, quindi che io mi vado a prendere una cripto che performa molto peggio di BTC, insomma io starei abbastanza attento a queste cose e insomma vediamo se aumentiamo ancora un po' di più ai 100, vediamo anche se, ecco, mi dovrebbe dare 700, ok, però qui non me li fa vedere proprio tutti, mi dice solo alcuni dati, quindi dovrei solo i 186, vabbè, vediamo un po'. Ok, già qualcosa un po' di più c'è qui che abbiamo inserito, ma stiamo parlando di 100 milioni ragazzi, quindi veramente delle cap minuscole, vedete, i progetti che io neanche conosco, insomma, giusto per intenderci, qualcosa in più c'è sicuramente, però insomma capite bene il concetto, che è quello di andare a comprendere quello che si sta facendo. Va bene, allora intanto andiamo a vedere se ho guadagnato qualcosa. Non ho guadagnato una cippa, perché il mercato è rimasto a 29,252 con la mia operazione fatta, ma dico io, ragazzi, allora non la faccio più con voi l'operazione, perché se non porta bene, allora io volevo fare questo giochino oggi, non è andato, ve la faccio rivedere, eccola qui. Allora, siamo entrati $200, quindi l'1%, sono sotto l'1%, sto perdendo 50 euro, dollari anzi ragazzi, quindi oggi niente pizza. E niente sushi, basta, oggi si mangia a casa e basta ragazzi, niente, dobbiamo fare. Va bene, ok, ragazzi, allora qui vi lascio in descrizione comunque il link per Atani, andatelo a provare gratis tra le altre cose, quindi è una piattaforma, è un software, non è un exchange, quindi ricordatevi che le API che mettete sono sul vostro computer. Questa è la prima cosa che vi ho chiesto quando ho fatto ho visto questa piattaforma, altrimenti non va bene, perché le API conservate da terzi sono un po' rischiose, quindi se sono sul vostro PC invece sta a voi la sicurezza, quindi Atani conserva le vostre API sul vostro PC. Provatela gratis, vi consente di fare delle cosette, funziona anche per le operazioni mobile, quindi interessante anche da andarla a vedere. Allora, finiamo con le ultime domande, ma bisogna solo fumarla una... Va bene, ok, ho preso $50, vediamo se recupero, entro proprio i saluti. Va bene, scherzi a parte. Allora, vediamo un po'. Ieri facendo un'operazione estremamente fruttuosa su FTX ho notato che c'era uno spread importante tra Anchor su Future e Spot. È normale, vero? Sì, ci può essere, perché soprattutto per le cripto estremamente volatili c'è molto spread, sì. Quindi assolutamente lo puoi valutare. Tra le altre cose, proprio nella giornata di ieri avevo visto un altro spread. Ragazzi, abbiamo aperto la categoria spread in Academy, dove stiamo inserendo anche le operazioni come quelle che abbiamo fatto sullo spread trading. Vi ho fatto il webinar per gli iscritti al corso di formazione e dal vivo invece l'ho presentato a Bologna.
alla Crypto Trading Day nella conference 2022. C'era anche uno spread interessantissimo che prendeva a riferimento proprio GMT, quindi Stephen. Volevo andarlo ad aprire, ma non l'ho trovato sullo stesso exchange, quindi bisognerebbe andare a switchare. E poi anche su una crypto, su un token che ha la BS, la BSC. E poi comunque ne parliamo in Academy. Cosa ne pensi di Cosmos? La stessa cosa che ne ho pensato la settimana scorsa, è in perenne declino. Anche Atom, perché ti faccio vedere il suo trend, anche lui è con un, diciamo una fase di pesante ribasso. E, vabbè, ti mostro comunque quello che era, è il grafico sui perpetual, tanto è uguale, non ci interessa solo l'ultima parte, eccolo qui. Nessuna fase di ripresa, e tra l'altro un trend estremamente pronunciato al ribasso per Cosmos. Vediamo se riesce un po' a recuperare, perché in realtà, ragazzi, si è indebolito tanto negli ultimi periodi ed è arrivato al limite del ciclo annuale, e teoricamente breccandolo al ribasso. Quindi la questione è proprio questa, questa zona qui, vedete, è un doppio minimo con luglio, che in teoria dovrebbe breccare a breve, perché il problema di fondo è che è una delle poche cripto che ancora conserva un trend accettabile da luglio, però se fa quello che ha fatto Bitcoin dovrebbe breccare qui sotto. Trend a ribasso, anche questa come le altre cripto, forse un po' più forte, ecco, magari di altre criptovalute, ma comunque resta una cripto da tenere sotto osservazione, perché, cioè, ragazzi, i trend sono tutti uguali qui. Mauro, te che azioni tieni d'occhio per quanto riguarda il mercato classico? Nessuna, in questo momento soltanto ETF, perché non ho tempo, quindi poi quando sarà finita la fanfara mi dedico 2 mesi a trovare delle stocks. Il fatto che CZ ha già detto che in caso di fallimento rimborserà per primi subito i clienti, non è un po' come dire eccoci raga, tocca a noi, mettiamo le mani avanti? Che senso rimborserà per prima i clienti? Quali clienti? Cioè, non ho capito, che intende? In caso di fallimento di Binance, intende? Non lo so, non l'ho vista questa news, quindi adesso sì. Adesso uno sguardo a Dot, grazie sempre ai contenuti. Sì, la guardiamo, ma anche Dot è sempre uguale. Anche lei sempre in perenne fase ribassista. Come vedi, anche la struttura dell'annuale totalmente al ribasso, breccato come ANDA, breccato il minimo del semestrale iniziato a febbraio, teoricamente chiude questa fase down a settembre. Probabilmente si potrebbe anche appoggiare ai minimi intorno ai $3, $4. Lo so, è bruttino, perché se si appoggia in questa zona sono meno 60 da qui. Soltanto un recupero al di sopra di livelli rilevanti, quindi almeno 15 dal via ad una nuova fase, però solo dopo i 26 praticamente inverte il trend ribassista che è iniziato da novembre 2021, perciò la strada è veramente tanta. Vedete come i mercati ci rimettono a posto proprio su questa questione, e insomma è complicato in questa fase. Se CZ continua a pubblicizzare la pizza prosciutto e ananas, lo abbandono. Oh, mio Dio. Va bene, la pizza prosciutto e ananas. Varo, la EMA 200 periodi sul weekly di BTC secondo te rappresenta un buon riferimento come bottom? No, l'ho già detto all'inizio della live e anche spiegato perché. Comunque ti faccio vedere, facciamo così, adesso ti faccio vedere il grafico che ho pubblicato ieri e lo rimetto qui, perché ti voglio far vedere che in realtà la deve teoricamente la brecca quella media lì, la brecca a ribasso, questo è il discorso. Allora aspetta che
Ti prendo la meglio, sai che non mi ricordo se però ragazzi vi ho mostrato questo grafico, adesso non lo trovo tra le altre cose, vediamo un poco. Allora, sì, ok ragazzi, proprio nel grafico di ieri vi ho mostrato questo grafico qui. Ti dico la verità, devo riandare a controllare perché non sono convinto di questi dati che hanno pubblicato, quindi io mi faccio i miei compiti da solo e me ne vado a mettere una EMA, la mettiamo qui. Tu hai detto la EMA 200 perché quella è l'MA, quindi anche questo, ragazzi, mettiamo una EMA 200 e vediamo un po'. Ma io non la uso tanto la EMA anche per via del fatto che non è che ci sia tutta questa differenza ad utilizzarla con la struttura diciamo ok, ci siamo. Vediamola qui con la struttura simile alla media normale, insomma, ecco, all'SMA. Allora, mettiamo la verde così la vediamo un pochino. Ok. E hai detto settimanale. Bene. Ok, quindi dovremmo esserci, vedi, vicini. In teoria, qui non abbiamo neanche tanti dati perché ovviamente la EMA si deve calcolare, quindi bisognerebbe calcolarla. Qui abbiamo breccato un pochettino. Adesso siamo come bottom vicino, però ti faccio vedere il grafico che ti stavo facendo vedere precedentemente, che in teoria riporta una cosa interessante. Per esempio, quest'ultima fase dovrebbe essere la fase finale. Questo è un Bitcoin repeat, cioè un frattale ripetuto, ragazzi, quindi un po' particolare. Teoricamente dice che in questo caso la media a 200, cioè 1.405 giorni, dovrebbe essere breccata. E rispetto a quello che era il passato, vediamo se mettiamo Bitstamp che ha uno storico più lungo. Allora, qui siamo, come vedi, proprio sul bottom, però io sono d'accordo con quello che è invece presente qui, che la media, teoricamente la media 200, scusami, è qui e non guardare questo che è una repeat di quello che è successo, quindi è una cosa inventata. Ok, quindi ragazzi, mi raccomando, andatevi a vedere il video che lo spiego. Io sono dell'idea che possa avvenire una cosa del genere, perché in teoria è più consona a quello che solitamente fanno i mercati. Cioè, questa fase di Bitcoin non è stata esplosiva perché non è arrivata qui. Allora dici, vabbè, iniziamo a scendere, poi facciamo solo il touch della 200 e poi ritorniamo su. E non è così. Secondo me, la chiusura di questi quattro cicli la fa breccando la media. Poi magari vediamo se la brecca pochissimo o addirittura d'arrivo, però come vedi siamo già lì in questo momento. Questa è l'M200 settimane, e insomma, e come vedi, siamo già, l'ha già toccata. Quindi sì, la resistenza la fa, potremmo invece assistere molto più probabilmente a una cosa del genere, come il minimo avvenuto alla fine della bear market 2018, cioè una cosa del genere. Ora, tu qui lo vedi pronunciato poco. Se andiamo a fare per esempio una differenza sulla struttura di volatilità, abbiamo un meno 30, meno 25. Se andiamo a posizionarci più o meno da una struttura di bilanciamento di 27, meno 30, arriviamo a 18.000 dollari. Quindi in teoria il raggiungimento di 22.18 è strafattibile, e in questo momento, per esempio, se andiamo a ripescarla uguale, arriviamo intorno ai 20.000, vedi? Quindi siamo là. Ok, vediamo. Allora, se la EMA è a 200 weekly, tiene come quell'esempio passato che hai fatto, ce la metto lì. Sì, ma in realtà, allora, è un concetto di ciclica questa qui. È anche un po' troppo, forse.
preciso, no? Allora io lo tengo così un po', ok, a vedere, però in sostanza ti indica che quando un prezzo si rimette sotto la sua media mobile degli ultimi 4 anni vuol dire che è arrivato più o meno dove doveva essere, cioè ritornato indietro, no? Il problema è se poi abbiamo una nuova fase, perché se la nuova fase non avviene, allora poi abbiamo un lento declino, la questione si complica molto. Comunque, in linea di massima c'è anche una differenza sostanziale tra il 2018 e questo momento. La differenza sostanziale è legata alla BCE e alla Federal Reserve, che stanno stringendo i rubinetti. Quindi nel momento in cui io vado a evidenziare questo tipo di analisi, devo anche rendermi conto che non è la stessa cosa rispetto agli ultimi bear market che Bitcoin ha avuto, perché li ha avuti a favore di politiche delle banche centrali. Adesso invece è una politica della banca centrale completamente rivista da un tasso di inflazione senza, tra l'altro, controllo. In più, se andiamo anche a... volevo anche farvi vedere una questione legata al rublo, ragazzi. Non so se l'avete visto, perché il rublo ha ripreso forza in maniera imponente proprio rispetto proprio al dollaro, ragazzi. Eccolo qua. Fatevi una risatina. Viva! Ok, ovviamente siamo sempre in perenne declino, ci mancherebbe, ragazzi, però anche questa, vedete, ragazzi, sembra quasi il minimo storico toccato dalla moneta russa, con un meno 40, adesso è ripreso di gran lunga, si è riposizionato praticamente agli stessi livelli di prima, vediamo se rompe addirittura questa barra di sale. Insomma, cioè, qui siamo anche legati a un concetto di politica legata al dollaro completamente diversa, cioè il dollaro forte in questo momento è stato molto forte sull'euro, ma abbiamo visto che il rublo ha ripreso totalmente, quindi c'è anche una sorta di guerra, no? Politica di moneta. Perciò andare a far corrispondere la fine di un bear market su un solo indicatore come una media mobile, e eliminando anche il contesto attuale politico, che è completamente diverso dagli ultimi due bear market di Bitcoin, ancora una volta indica miopia nella lettura dei dati, ma soprattutto mi rendo conto che siamo in un momento molto complicato, ragazzi, quindi è ovvio che qui l'esperienza la fa da padrona, e soprattutto avere una mente molto aperta è fondamentale. Quindi mi rendo conto che è giusto anche vedere tanti punti di vista, tante idee. Va bene, ci siamo arrivati alla fine di questa super live. Oggi contenuti un po' diversi dal solito, meno grafici, più ragionamenti. Mi piace molto questa cosa. E volevo ringraziarvi ancora una volta. Siamo tantissimi per il numero che abbiamo di iscritti, e sono molto contento. Poi posterò come sempre questa live. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, sono 7:30 e me ne vado. Domani non so se riusciremo a fare la live, penso di no, perché domani ho degli impegni e quindi non riuscirò, penso, ad esserci. Per il resto, ragazzi, come sempre, Trend is your friend, è l'unica vera regola che dovete seguire in una fase di bear market. Il prezzo target di Bitcoin in quella forchetta sotto la 200 lo valutiamo, però la ciclica la fa da padrona, il trend la fa da padrona. Mi raccomando, stasera niente pizza, no, penso proprio di no, ma soprattutto niente sushi neanche stasera, perché quanto ho perso? Sto perdendo ancora di più, 200, oh, più o meno, $55, ragazzi, non dormirò stanotte. Va bene, ok, ciao a tutti e... ci vediamo nella prossima live.